Bonjour mon amour, benvenuti in questo nuovo video vlog che stiamo iniziando veramente super tardi perché oggi pomeriggio appena siamo arrivati a Parigi ci siamo messi a dormire. Però volevo assolutamente portarvi con me in questi giorni a Parigi perché è la mia primissima volta qua e voi non avete idea da quanto tempo desiderassi di venirci. E parlando di tempo, fra l'altro è abbastanza nuvoloso, fa un po' freschetto e sono anche completamente raffreddata. Comunque benvenuti e la prima tappa è la Tour Eiffel. Questo è il mio look di oggi, super super easy, molto parigino, e andiamo, siamo pronti, usciamo subito. Prima di uscire, ginger shot per combattere tutti i batteri che ho nel corpo. Comunque vi giuro che è assurdo il fatto che sono di nuovo raffreddata. Ok, i miei amatissimi ginger shot, fortissimo questo, fortissimo. Soldi ben spesi, buonissimo. Siamo usciti, ci stiamo digerendo verso la Tour Eiffel e io vi giuro che vivo per questi posti qua. Sono bellissimi tutti quanti i ristorantini, eccetera. Oggi non abbiamo idea di dove mangeremo, però voglio farvi vedere tutti i ristorantini qua intorno. Ox in Paris check. Comunque fa un freddo cane. E guardate un po', adoro, c'è il mio fazzoletto. Comunque meraviglioso. Dai, andiamo in metro che la Tour Eiffel ci aspetta. Per la prima volta nella mia vita ho visto la Tour Eiffel. Che bello, un momento molto emozionante. Ma mi sembra vero di essere a Parigi. Voi non avete idea per quanto tempo io l'abbia sognato. C'è veramente tanto tanto. E anche se ho il raffreddore non mi interessa, voglio fare la foto della Tour Eiffel. Comunque il tempo non collabora per nulla. Abbiamo appena finito di vedere la Tour Eiffel, di fare qualche fotina e adesso andiamo a mangiare perché sono le 19:25, quindi abbiamo un po' di fame, raga. Comunque sono piena di caccole, quelle liquide. Ma no! Infatti vivo con il fazzolettino in mano, come i vecchi. Bella la Tour Eiffel e ha iniziato a piovere. Solo che non sappiamo dove andare a mangiare, e questo è il dilemma della giornata. Abbiamo trovato un posto dove cenare e stiamo aspettando le escargot. Sono arrivate le escargot e Stefano sarà il primo ad assaggiarle. No amore, esce di tutto da qua dentro, ma scusa. No, la voglio tagliare a metà, non riesco a mangiarla tutta, se non mi piace. Dai amore, non parla, non dice niente, lei non parla. Fa impressione. No? No. Non mi piace. No? No. Buon appetito raga, è arrivato il nostro secondo piatto. Noi adesso mangiamo e poi andiamo in hotel a dormire. Siamo già in camera, io adesso mi spruzzerò le varie cose per il mio raffreddore e noi ci vediamo domani. Comunque la cena alla fine era molto buona, se tralasciamo però le escargot che non ci sono piaciute per nulla, anzi a me erano strane, cioè non riuscivo a mangiarle, avevano un sapore strano. Comunque adesso ci strucchiamo, ci laviamo e andiamo a dormire e noi ci vediamo domani. Rendiamoci conto, questo è il mio naso, cioè devo fare qualcosa. Allora ragazzi, benvenuti nel covo degli attempati. Io ho appena finito di fare le gocce per l'otite. Ox c'ha tipo una crema che sembra, vabbè, molto molto strana come persona. E lì c'è tipo una farmacia. Buongiorno amici, siamo pronti per la giornata di oggi, ovvero il giorno numero 2 a Parigi. Questo è il mio outfit e c'è veramente il casino più totale nella nostra stanza. E adesso usciamo per andare al Café de Flore a fare colazione. Ho stra fame, non vedo l'ora. Poi fra l'altro oggi andiamo a fare anche shopping perché Ox farà il super acquisto, ma vedrete tutto quanto dopo. Per me? No, per me. È arrivata la nostra colazione di The Floor. Abbiamo preso un pane au chocolat, poi una baguette con il burro e jam, il latte con il caffè, non lo so, qualcosa, qualcosa di questo tipo. Comunque godetevi la nostra colazione, non sappiamo nemmeno noi cosa abbiamo preso. Raga, Stefano è piaciuto talmente tanto questo posto che sta finendo anche la mia colazione. Mangia, mangia. Io che avevo paura che non mangiasse nulla, invece gli sta piacendo veramente tutto. Di là, dobbiamo andare dritti. Ok. Ci siamo persi. Ok, ste navigatore. Io non mi perdo mai. Questa volta ci perderemo. Siamo arrivati da Julien, che è uno dei ristoranti più famosi a Parigi, cioè me l'hanno consigliato tutti. Si chiama Bouillon Julien. Vabbè,
comunque ve lo faccio vedere all'interno perché è veramente stupendo. Questo è il nostro tavolino, questo è Stefano che si lamenta sempre e guardate la location. Adesso vediamo un attimino cosa mangiare e poi continuiamo il nostro percorso per Parigi. Fra l'altro abbiamo preso i monopattini, raga, vi giuro odio i monopattini perché non capisco come si utilizzano. Poi sono sicura di essere un pericolo in strada con il monopattino perché veramente ho troppa ansia e non vorrei dare fastidio anche agli altri, molto meglio le bici. È arrivato il nostro pranzetto, adesso mangiamo e dopodiché continuiamo la nostra visita turistica. Sì, esatto, grazie amore che completi le mie frasi. Abbiamo preso anche il rosé che è molto buono e la carne mi ispira tantissimo, probabilmente è la cosa molto simile che abbiamo mangiato ieri. Io follemente innamorata di questa location, cioè raga, veramente bellissima, troppo troppo bella. Grazie. Non tu amore, la location. Adesso andiamo nella galleria Lafayette. Salute. Raga, ma quanto sono fighe queste bottiglie. Comunque stiamo decidendo i nostri acquisti, o meglio i miei acquisti, e una di queste bottigliette qua ce le portiamo via. Raga, abbiamo fatto shopping e dopo vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Comunque avrò di capelli orrendi perché il tempo è un po' umido così, però oxy contenta. In realtà il budget di oggi molto velocemente l'abbiamo terminato, quindi ci accontenteremo solo di questo acquisto qui. Noi siamo veramente stanchi, cioè vi giuro sono iper stanca. Infatti adesso torniamo a casa, ci cambiamo, organizziamo anche Disneyland perché vogliamo andarci domani. Comunque che ridere, tra tutti gli hotel abbiamo beccato la mia iscritta nello stesso hotel. È anche molto molto carina, piccolina. Abbiamo fatto anche shopping a casa, vi faccio vedere tutto quanto. Sono molto entusiasta perché ho preso due cosine che volevo da un sacco di tempo. Una la state già vedendo in questo momento, ovvero gli occhiali di Celine, che io so che sono grandi perché io la faccio minuscola, ma spero solo che le altre persone li guardino da lato. L'ultima cosa, sono innamorata di Parigi e già non vedo l'ora di tornarci. Cioè io sto già pianificando il prossimo viaggio a Parigi perché mi è piaciuta un sacco. Buongiorno ragazzi, come state? Noi siamo pronti per Disneyland e siamo anche super in ritardo. Comunque questo è il mio outfit, molto molto easy, e mi sono fatta anche la coda, ho il naso completamente tappato, però sono molto felice. Ok ragazzi, rieccoci qua tornati, siamo in missione orecchie per Ox. Questo posto è tipo fighissimo, stra incantevole, ma senza orecchie non possiamo farci le foto, vero amore? Cosa? No, hai niente. Chiesto di sposarmi? No, assolutamente no. Non voglio rovinarmi la giornata. Comunque adesso cerchiamo le orecchie, così ce le mettiamo in testa e possiamo farci le foto. Anch'io le voglio. Io sono Minnie. Io sono Minnie. Bene così. Cosa hai trovato? Voglio prendere le orecchiette da Minnie perché mi sento molto triste e quindi non le voglio. Ma staresti bene amore, rimetti? Sono giganti. Sono quelle che avevo una volta. Sei bellissima. Le orecchiette sono troppo grandi per la mia faccia. Per questo prenderò una coroncina. Che principessa è? Dov'è la principessa? Perché i miei genitori non mi hanno portata qua quando ero piccola, raga? Cioè questo posto è magico. Allora raga, alla fine ho ceduto e sto scegliendo tutti i souvenir. Devo prendere qualcosa per mia mamma, qualcosa per altre persone. Excuse me. Ok, stavo per colpire un bambino e non lo so, ci sono troppe robe. Stiamo andando ad Adventureland. Io non sono mai stata da questa parte. In teoria dovrebbe essere bello, spero che mi sentiate comunque. Io non mi sento perché ho le orecchie tappate. Comunque, vamos! Prima abbiamo litigato ed ero stra incazzata, invece adesso sono felice. Sanguino dal nasino francesino. Raga, sono solo raffreddata, quindi mi si rompono i capillari. Certo, cazzo, sono 4 giorni che non so quante volte mi soffio il naso. Però che carino, il tipo mi ha chiesto se stavo bene. Amore, si stanno fermando tutti.
Ti hanno guardato tipo tutti. Buongiorno, è un nuovo giorno e sono pronta per uscire. Ormai il mio look è sempre praticamente lo stesso, ma fa troppo freddo qua a Parigi. E mi sono portata letteralmente solo magliettine, topini, robe varie che in realtà non sono mettibili con questo tempo. E siamo super in ritardo perché oggi abbiamo dormito un po' di più, visto che ieri siamo stati veramente malissimo, con raffreddore, mal di testa, tutto. E quindi adesso andiamo direttamente a pranzo. Raga, tappa obbligatoria la Durem. A Milano rende tantissimo la città anche con la pioggia. J'adore. Primo macaron, questo qui è alla rosa e ha letteralmente i pezzettini. No, non è questo rosa. Quello con la rosa. Sì, no, rosa. Questo è quello in hal. No, è alla rosa. In pahana. Lo dici? Sì, questo qua è quello, no, in è pahana. No, è alla rosa, c'è la rosa qua. Va bene. Ma è la rosa. Mangialo. È alla rosa. Buono. Mancano 4 minuti, ma noi abbiamo deciso di fare un riposino all'opera perché stiamo morendo. Un applauso a noi che abbiamo portato l'ombrello e non gli occhiali. Vai così, non vedo più niente. Yeah. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovato, evviva! E adesso mi prenderò qualche estratto, qualche smoothie, qualcosina da bere. Adoro questo posto, è un paradiso secondo me. Io ho preso un ginger shot, poi questo green tonic, penso un'acqua, e Steffi invece ha preso qualcos'altro che non so come si chiama. Qualcosa di rosa con la banana e la fragola. Ok, comunque la cosa bella è che ci sono scritte anche le calorie delle cose che consumate, tipo questo era il meno calorico, però in realtà mi piacevano gli ingredienti. Adesso assaggeremo in diretta con voi questi cosi qua che abbiamo preso. Ah, io lo sto già bevendo. Ah, tu lo stai già bevendo. È molto buono. Ok, molto. Siamo arrivati alla destinazione. Che bello. Sono super stanca, ma molto bello tutto ciò. Super bello, direi. Scusateci le nostre facce, ma volevo farvi vedere la Torre Eiffel. Sicuramente l'avrete già vista, però per me è un'emozione unica. Che bello essere a Parigi, raga, vi giuro, sognavo questo momento da troppo tempo, troppo. Infatti sto filmando con il telefono, mal di gola. Spero di condividere le mie emozioni con voi e con te. Raga, ce l'abbiamo fatta, si è accesa. Ora possiamo andare a nanna. Evviva. Che bello.